Bentornati in Kingdom Hearts 4 358 Over 2 Days. Sono successe già un bel po' di cose, siamo molto vicini e questo qua sarà l'ultimo episodio, quindi ci saranno un sacco di cazzi da vedere oggi. Non voglio perdermi troppo in chiacchiere perché già questo episodio qua sarà lunghissimo, perché dovrò fare un mega spiegone verso la fine e leggere un sacco di roba, quindi iniziamo subito perché sennò non finiremo mai. Giorno 353. Decisione. Decisione di cosa? Looks like you've meddled again. Sorry, did you say something? The organization doesn't need both of them. Just one will suffice. Stop pretending. Think about that. Roxas trovò Axel, Shion e Sigbar che parlavano con Sykes nell'atrio. Notano quanti nomi con le X. L'insolito trio stava per andare in missione. Roxas chiese se poteva prendere il posto di Sigbar, ma Sykes lo rimproverò e gli chiese se era impotente senza Axel. Roxas a disagio osservò Shion e Axel mentre se ne andavano. Ok. What a blast from the past! Shion, stop! Shion, che fai casino? Of all the faces, why do I look at her and see yours? Why is it that you always have to glare at me like that? Shut up! Huh? Sigbar, su via. Comunque è molto strano quello che ha visto. I'm sorry. Get it memorized, perché questo è importante. What are you doing? Please, let me go. I have to do this or else. Just look. Please, Axel. You have to take care of Roxas. But you'd be... Please. Thank you, Axel. Succede un po' di roba anche adesso. Yourself, Axel. The old man needs to get his eye checked. She just got away. I'll give him that. Can't toss the blame around. And now we're left with the one we can't use. Did something happen? Sykes. Un po' più divertente te, no? Where's Shion? Io sei sempre un palo in culo. She flew the coop. Flamesilox here couldn't trouble himself to clip her wings. Riccioli di fuoco. Huh? What does he mean, Axel? Your friend sat there sucking his thumb while Shion walked right off. I'm going back to my room. Okay, buon. What happened out there? Nothing. Really? Nothing? Shion's gone. How can that be nothing? Cosa hai visto sotto il cappuccio? Just like Sigbar said. I just sat there sucking my thumb, watching Shion run away. I'm asking you why you did that, and you know it. Shion is like a mirror that reflects you. You're not making any sense. Shion is a puppet created to duplicate your powers. Are you nuts? Shion's a person. Not a puppet. She's a mirror that reflects you. And when I looked in the mirror, it wasn't you I saw. Shion is Shion. You can't expect her to be me. That's not what I mean. It was only a matter of time before someone broke the mirror. You mean they have to destroy her? Answer me! Roxas? If somebody doesn't, then you won't be you anymore. I'll always be me. I'm still your best friend. Just like Shion is my best friend. That's not it. You're missing the whole point, Roxas. Forget this! Roxas! I wish you'd understand, Roxas. Axel è un po' preoccupato dalla situazione. Sa cosa sta succedendo al momento e non vuole che le cose vadano avanti come vuole l'organizzazione. Did you find the answer? Yes, I certainly did. I'm on the verge of losing everything I care about. So please,
Please, Riku. Tell me what I should do now. Questa non è una risposta. Go to Twilight Town. You'll find a girl there named Naminé. Naminé? What's she like? You'll find out. I don't think you'll have trouble finding her. Certo che ho trovato la risposta, Riku. Right. Me la potresti consigliare un attimo? Non ne sono così tanto sicuro in realtà. Porca vacca, Shion. Bye. Vai a cercare Naminé, dai. 154. Verità. Shion has disappeared yet again. Do we know where she is headed? It, not she, is a replica. Merely a puppet. A puppet? What does that mean exactly? A puppet is a puppet. Talking about the replica program, isn't it obvious? The what-ka? Perhaps you care to enlighten us about this pet project of yours. The purpose was to take a piece of the Keyblade wielder's memory and copy it, thus making his powers our own. This was one of several projects of ours being undertaken at Castle Oblivion. However, our efforts were severely derailed by Vexen's untimely demise. Needless to say, losing Vexen was not part of our plans. We were also caught off guard when this particular replica we called Shion formed an identity of its own. No one at Castle Oblivion ever reported any instance where a replica formed its own identity. Do you concur, Axel? Whatever the puppet may decide to do, we can be certain it will no longer have an impact on our plans. Still, it knows our secrets. We need to shorten the leash, perhaps even tighten it. What exactly do you... Axel, the onus is on you to capture and bring back Shion. The escape was on your watch. I will overlook any nicks or scratches. Just ensure she still functions on arrival. Why would you allow a deserter back? We should simply eradicate her. It is not a deserter. It is just a flawed specimen that has wandered out. Are we clear, Axel? Mi piace dare ad Axel il lavoro sporco, eh? Un po' troppo facile. Comunque ho detto un bel po' di cose. Bring her back alive. Xaldi non è molto d'accordo su sta storia. All this time, I've been talking to a puppet. Lemix, lo sappiamo che tu non capisci niente. So now, we just sweep it up, huh? As if. Mi piace che tipo Demix è l'ultimo dell'organizzazione. Only the whispers at the top carry to the bottom. E comunque quando parliamo del fatto che... Those orders were absolute. Vabbè, ovviamente. Quando parliamo del fatto che nessuna replica aveva mai sviluppato una personalità, un'identità originale... Here, Roxas. Proceed with your mission. Non sanno ovviamente nessuno di replica Riku, perché replica Riku verso la fine palesemente era... aveva sviluppato una sua identità. Just count the seats here. We have and always will be 13. Quindi è un 14° posto finto in realtà, in poche parole. Maybe it's best if Shion never comes back to the organization. Do you really have to do what Xemnas says? Sì, purtroppo. If I don't, they'll eradicate me next. In that case, can you at least try not to harm her? That's up to her. Roxas. Shion is dangerous. Dangerous? Have you got all your strength back? Not yet. Ovviamente. How long have you known about her? Could it be that you've known about her for a long time?
and not told me anything? Ah. Lo sa sicuramente da un bel po', questo lo sappiamo, però non dall'inizio. Raggi di luce. Illuminazione in questo gioco qua, non è mai stata fatta in nessun capitolo della serie. Compare soltanto qua, illuminazione per la prima volta. In questo modo, perché poi è finta, non sono vere ombre, è semplicemente una texture applicata in quel modo. E tra l'altro c'è Topolino. Oh. Interessante. Abbiamo capito quindi come funzionano le cose. Se si leva la band si trasforma in Ansem. Perché? Non me lo chiedete a me. Riku! Your Majesty. Gosh, have I been worried about you? Where have you been all this time? I've been searching for a way to conquer the darkness within me. Non mi sembra abbia funzionato troppo bene. Sora to awaken. The way you looked. You don't have to worry about me. I'm getting the hang of keeping the darkness under control. And Sora, did something go wrong with fixing all his memories? Un pochino. There's a reason the organization has been quiet since our battle at Castle Oblivion. And now I know it's not because a depletion in members had made them weak. Okay. Taking Sora's memory apart, piece by piece, was only the first step in what they were trying to do at Castle Oblivion. And I think they needed more time to fix his memory. You know, you and me were both looking into what the organization was up to. But what I saw didn't look like much. Almost like they're trying to buy some time. Beh, sì, in parte sì. Right. Sora's memories are what they're after. And they needed all this time, until now, to absorb every piece of it. The process of putting his memory back together has gone nowhere. They have what's most precious to Sora, his memories of Kairi. Well, then you have to let me help. Maybe I could get the memories back. I've got that covered, Your Majesty. I mean, Mickey. Instead, I want to ask you for a favor. What would that be? I have to face one of the organization's members soon. I might not survive the fight. And if I do, it might be because I gave in to the darkness. That means you're the only one who will be there for Sora, Donald, and Goofy. The only one who can guide them when they awaken. Riku! Promise me, Mickey. When our friends wake up, you have to be there to help them out. I promise, Riku. Non ci ha aiutato più di tanto Topolino. Un paio di cosette. E mi ha sempre dato fastidio il fatto che Riku dall'inizio dalla fine di Kingdom Hearts Chain of Memories al resto della storia cambia molto il suo modo di agire, anche in parte quello di Topolino. Perché Topolino all'inizio era sempre tipo luce, 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 tutta bella luce, viviamo soltanto di luce. E quando Riku gli aveva parlato alla fine di Chain of Memories del fatto che voleva affrontare Ansem da solo, e quando Riku gli diceva che se avesse perso doveva occuparsi di dargli il colpo di grazia in modo da completamente far scomparire sia lui che Ansem, che era parte del suo cuore, Topolino gli diceva sempre no, io ti aiuterò sempre. L'aveva fatto quel discorso lì che era molto del tipo non ti preoccupare, tu sei mio amico, non permetterò mai che succeda niente. Cosa che cambia molto rispetto a qua, dove c'è Riku che gli dice ehi, molto presto potrei essere soggiogato dall'oscurità, quindi poi occupati di Sora, Paperina e Pippo al mio posto. E invece di dire no, io ti aiuterò a rimanere una persona unica e ti permetterò di continuare a combattere l'oscurità e continuare a essere te stesso, gli dice semplicemente ok, te puoi pure venire sconfitto dall'oscurità e essere soggiogato. Io va bene. Che strano, è diverso rispetto a Chain of Memories. Stessa cosa rispetto a Riku da Chain of Memories al resto dei giochi. Perché Chain of Memories sappiamo che appunto il gioco si concludeva con Riku che diceva ho deciso di iniziare a controllare sia il potere dell'oscurità che la luce contemporaneamente, e questo qua è la mia nuova via ed è la mia nuova strada per andare avanti con la mia vita, diventerò bla bla bla. Quello discorso lì. E anche lì Topolino dice wow, pensavo che l'oscurità fosse sempre al 100% una cosa cattiva, ma a te mi hai dimostrato che in realtà non è così, perché se utilizzi contemporaneamente sia oscurità che luce, questa è una cosa positiva. Questa è la fine di Chain of Memories, però
sappiamo che appunto adesso, Kingdom Hearts 2, c'è semplicemente Riku che dice: io combatto contro l'oscurità, non voglio avere l'oscurità, che brutta l'oscurità. E alla fine di Kingdom Hearts 2, lui è completamente privo d'oscurità, perché non riesce neanche più ad aprire i corridoi oscuri, ed è soltanto luce. Quindi che cosa è servito tutto il discorso di Chain of Memories? Del fatto che lui controlla sia l'oscurità che la luce, ed è un metodo nuovo, ed è una nuova strada, la via per l'alba. Una minchiata. C'è pure il Kibet che si chiama Via per l'Alba, ma non c'entra un cazzo a quel punto della storia. Perché? Non ho mai capito sta cosa. Mi è sempre dato fastidio. È fastidiosa. Perché va avanti anche così con la storia. Riku da qui in avanti continua sempre di più a diventare una persona di luce, buono al 100%. E appunto non è che oscurità fosse per forza una cosa cattiva, però era semplicemente lui che poteva utilizzare entrambi i poteri, ed era un modo per controllare sia oscurità che luce, che è un discorso che vedremo anche più avanti nella serie, ma che Riku decide di abbandonare completamente perché gli piace la luce ed è uno stronzo. Vabbè, giorno 355. Taciuto, inascoltato. Ok. Scusate, dovevo levarmi questo discorso qua. Replica program. Shion was a puppet made to replicate my powers. The Keyblade's powers. When Shion left the organization, Axel didn't stop her. Like he wanted her to go. Axel's probably known about Shion for some time now, but has kept it from me. Shion and I are both special nobodies. Shion was a replica. A puppet. What about me? Am I a puppet too? Xemnas said Sora was what connects her and me. But who is Sora? And who am I supposed to be? Axel, if he's hiding things from me about Shion, what could he be hiding about me? Credo che sia evidente che se Axel ti tiene nascosto qualcosa è per il tuo bene, a questo punto, visto che ha anche lasciato andare via Shion, sperando che appunto potessi scappare senza che combattesse assieme a Roxas a un certo punto della storia. Roxas? Ti dovresti fidare un po' di più di Axel. Did you find Shion yet? You know it isn't gonna be that easy. Sì. I suppose not. Have you known about Shion this whole time? Sempre no. No, not the whole time. Since when then? I can't exactly remember when. Un bel po' di tempo, in poche parole. Didn't get it memorized, huh? Axel. Who am I really? I'm special like Shion, I know that. But the organization wanted me out of the picture. Am I right? Yeah, they did. I guess it's because Shion copied my powers and the Keyblade's powers. And they didn't need me anymore. And Axel, I guess you felt the same way. You're wrong there. You'll always be my best friend. Best friends are supposed to be honest with each other. Who am I, Axel? Xemnas says me and Shion are connected to each other through Sora. I don't even know a Sora. Am I a puppet like Shion? You're different from Shion. Then why do... Finding out the truth doesn't always work out for the best. What makes you so sure about that? I have the right to know the truth. How did I even get here? Why am I so special? Where did I learn how to use the Keyblade? I hardly know who I am. What is so wrong with wanting some answers? Roxas. I need to know, Axel. Please. Who am I? You've just got to trust me, Roxas. I don't.
I can't. Roxas. Somebody knows where I came from. If I can't get answers here, I'll get them somewhere else. That'll be the person I trust. Adesso pian piano ci ricolleghiamo ad altri eventi. But I have to find out about myself. There's no reason for me to be here anymore. Eh beh, si vede che sei bello confuso. Nessuno ti ha detto cosa sei, cosa fai, perché sei lì. È dall'inizio che ti dicono: ehi, non sai cosa stai facendo perché non hai un cuore. E tutti ti dicono: lavora, perché tanto quando avrai un cuore avrai tutte le risposte alle tue domande. Un modo orribile per mantenere una persona nella tua organizzazione. E questo filmato l'abbiamo già visto, ed ha molto più senso adesso. E quando Roxas decide di abbandonare. Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Un altro giorno. 356. Da dove vengo? Nice to meet you, Shion. Naminé, are you able to see my face? Yes. Then what do you think I should do? What do you want to do? First, I just wanted to be with Roxas and Axel forever. But then I started to realize that my memories... well, these aren't really even mine, are they? You're not Sora, and you're not Roxas. You're Kairi as Sora remembers her. As I remember more of my past, the more I feel the need to go back where I came from. What should I do to go back? So you're going back to Sora? If you return your memories to him, then you will disappear. In exchange for not having your own memory, you're connected through others' memories. So when you disappear, no one will remember you. There won't be any you to remember. For all the powers I possess, I can't keep even one piece of the memory called you connected. I know, I'm ready. Otherwise, I wouldn't be here. I also know that Roxas should be going back with me. But I don't think he would understand. Not yet. I know. Roxas can't feel Sora just yet. Naminé, will you please watch over Roxas once I'm gone? You won't be alone. I asked someone else, too. There just isn't anything else I can do. All right. Thank you. Well, if you're ready... let's go see Sora. Naminé, it's them. The organization has found us. They're almost here. This blasted puppet led them right to our doorstep. See what you get for trusting it. I can handle this. Wait! Shion! Fermi un attimo, ok, cose importantissime che abbiamo saputo al momento. Come è stata creata Shion? È stata creata con i ricordi di Sora di come vede Kairi. Quindi è per questo che lei ha un aspetto così tanto simile a
a Kari come personaggio. Ed ha anche spiegato del fatto che, appunto, quando lei tornerà ad essere parte di Sora, quando lei scomparirà, visto che lei è effettivamente un fantoccio e nessuno dei suoi ricordi è suo, in poche parole lei scomparirà completamente dai ricordi di ogni persona. Ed è per questo che probabilmente non ne sentiamo parlare da Axel e Roxas durante Kingdom Hearts 2. Quindi se lei scompare, tutte le persone che hanno avuto un contatto con lei, ecco, comunque sono entrate in contatto con Shion, si dimenticheranno completamente di lei, perché lei semplicemente tornerà ad essere quello che è normalmente, ovvero ricordi di Sora. Quindi tornerebbe semplicemente ad essere parte di Sora, come dovrebbe essere normalmente. Adesso, membri dell'organizzazione che stanno attaccando il posto, cosa succede? Why do I always get stuck with the icky jobs? Lo so, Axel, mi dispiace. Shion, what are you gonna do? I've decided that I have to go back to where I belong. Well, to be honest, I always felt that was best right from the very beginning. But you know, it still really bugs me. Something about this just stinks. It's for the good of everyone. But how do you know that? Everybody thinks they're right. This is right. They're gonna destroy you! Please don't hold back, Axel. Promise. What's your problem? You both think you can do whatever you want. Well, I'm sick of it. Go on, you just keep running. But I'll always be there to bring you back! Why you gotta cause me so much trouble? Sembra sia stato difficile come combattimento. Mi piace quando vengono portate a giro le persone in questo modo. Giorno 357. Lacrime. Dove veniamo? Roxas? Ovviamente. Tanto non sapevi dove andare da nessuna parte, ovviamente. Where did I think I could go? What a joke. Conosce solo questo posto da quando è nato, quindi. Salve, Shion. Shion! Thank you. Buono gelato? Di nuovo? È bella Crepuscopoli come posto, mi piace un sacco. Roxas, I'm out of time. Even if I'm not ready, I have to make this choice. You have poured so many memories into me, given me so much, that I feel like I'm about to overflow. Look at me, Roxas. Who do you see? If you see somebody else's face, a boy's face, then that means I'm almost ready. This puppet will have to play her part. Roxas, this is him. It's Sora. You're next, Roxas. I have to make you a part of me too. Don't you see? This is why I was created. Yeah.
Who are you? Again? It's weird. I feel like I'm forgetting something really important. You'll be better off now, Roxas. Am I the one who did this to you? No. It was my choice to go away now. Better that than to do nothing and let Xemnas have his way. I belong with Sora. And now I am going back to be with him. Roxas, I need you to do me a favor. All those hearts that I've captured, Kingdom Hearts, set them free. Kingdom Hearts? Free them? It's too late for me to undo my mistakes. But you can't let Xemnas have Kingdom Hearts. You can't. Goodbye, Roxas. See you again. I'm glad I got to meet you. Oh, and of course, Axel too. You are both my best friends. Never forget. That's the truth. No! Shion! Who else will I have ice cream with? Prima di qualsiasi altra cosa, mettiamo un attimo in pausa. Perché appunto, Shion è scomparsa ed è tornata a essere parte di Roxas. Perché appunto, in questo caso è tornata a essere dentro Roxas. Perché, come avevano detto quelli dell'organizzazione, avrebbero dovuto combattere prima o poi e il vincitore avrebbe praticamente assorbito i poteri dell'altro. Quindi adesso Shion è tornata a essere parte di Roxas e Roxas dovrà tornare a essere parte di Sora. Quindi è per questo che in Kingdom Hearts 2 non viene mai menzionata, perché adesso dovrà essere pian piano dimenticata da tutti. Ed anche perché poi quei ricordi sono stati rubati a Sora, siano ritornati dentro di Sora. Perché appunto tornando dentro di Roxas e poi Roxas tornando dentro di Sora in Kingdom Hearts 2, i ricordi possono appunto tornare dentro di Sora e risvegliare Sora definitivamente. E appunto ho guadagnato l'aspetto di Sora proprio perché ha continuato ad assorbire i ricordi di Sora e per il fatto che lei è un fantoccio ed è una persona finta, no? Una copia dei ricordi di Sora. Pian piano con il passare del tempo più si ricollegavano le persone, più diventava diciamo quello che era Sora originariamente, più guadagnava il suo aspetto. Per quanto originariamente avendo un volto vuoto molte persone ci vedevano quello che gli capitava sul momento, quello che si collegava meglio alla persona di Sora e quello che potevano vedere loro con le loro esperienze personali, con i loro ricordi. Ed è per questo che tipo Roxas vede una persona molto simile a Kairi, ed è anche per questo che Axel all'inizio, quando non era suo amico, la vedeva semplicemente come una persona incappucciata senza faccia. Strano Sigbar, ne parleremo più avanti. E comunque questo. Avanti. Axel. How did this happen? Non ci potevi fare molto. Grande fortuna. Ti senti proprio un vincitore. Giorno 358, credere.
What does it matter? I'm here for you. Why are you trying to stop me? Because I want back the rest of Sora's memories. Sora? Enough about Sora! You have some kind of plan? I'll set Kingdom Hearts free. Then everything will be the way it was. She'll come back. And the three of us can be together again. You mean Shion? It's a struggle just to remember the name now. Either way, I can't let you go doing anything crazy. I'm freeing Kingdom Hearts, and I'm going to find Sora. I want Shion back. I want my life back! If you try and make contact with Kingdom Hearts, the last thing you'll get is your life back. The organization will destroy you. Enough! Why? Why do you have the Keyblade? Shut up! Don't you quit! Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Huh? Get real. Look which one of us is winning. So it's true. You really are his nobody. Guess Diz was right after all. What are you talking about? I am me. Nobody else. Riku, please! You have to stop him! How many times do I have to beat you? All right. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back. Even if it changes me forever. Accepted it. Diz. He could feel Sora. Oh, he told you how he felt, did he? Ridiculous.
and nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Roxas, don't be sad. I came from you and Sora. I am you, the same way that I am Sora. You'll forget me, but the memories themselves will never go away. Memories of you and me will always be together, forever inside him. Giorno 359, il primo giorno. 359? Il primo giorno nella simulazione. L'inizio di Kingdom Hearts 2. Gli ultimi 7 giorni di vita di Roxas. E poi tornerà a far parte di Sora, appunto. Quindi 358 più 7 giorni sono 365. Quindi Roxas è vissuto tecnicamente per un anno. E basta. Maybe today we'll finally hit the beach. Ed eccoci qua. Alla fine di Kingdom Hearts 4, 358 over 2 days, che sicuramente molte persone si chiederanno perché si chiama così, mancano solo 7 giorni alla fine delle mie vacanze estive. Ed eccoci qua. Con la fine di 358. Perché il gioco si chiama così? Perché effettivamente sono stati 358 giorni in organizzazione. Over 2 days significa attraverso due persone, ovvero Roxas e Shion, perché loro due sono i veri protagonisti di questo gioco qua. Adesso lascio passare i crediti di gioco, poi leggeremo dei diari segreti, perché ci sono dei diari segreti, dei report segreti che dovremmo leggere e sono importantissimi. Durante il gioco potremmo, nel gioco originale si possono anche leggere tutto quello che scrive Roxas, perché anche lui ha un diario in cui scrive tantissime cose, ma non scrive mai niente di importante. L'unica cosa importante che scrive è che lui in realtà è andato a informarsi dalla venditrice di gelati cosa significa il bastoncino Winner. Semplicemente un bastoncino che voleva regalare ad Axel, perché se riporti indietro un bastoncino con scritto Winner, ti regalano un altro gelato. Ed è semplicemente questa cosa qua. Ed eccoci qua. Fine di, di Kingdom Hearts 4, 358 over 2 days. E anche la fine di Roxas. E sbloccati i rapporti segreti. Premi triangolo nel diario di Roxas per leggerli. Diario di Roxas. Ah, questi sono poi tutti i diari di Roxas, quindi se vogliamo leggerli in base al giorno. E poi possiamo anche leggere tutti i rapporti segreti. Giusto? Yes, ma i rapporti segreti, se li leggiamo qua, non dovrebbero avere il nome dell'autore, giusto? Non c'è il nome dell'autore, quindi è inutile leggerli qua. Perché dovrei leggere ogni volta, capire di chi stiamo parlando, perché questi diari segreti che andremo a leggere adesso sono tutti scritti da membri dell'organizzazione. Il problema è che non sono mai firmati. Quindi io andrei semplicemente a leggere una cosa e dire, ok, l'ho letta. E poi dovrei dire, ah sì, quindi ha parlato in questo modo di questo personaggio, quindi dobbiamo dedurre che è quest'altro personaggio qua dell'organizzazione, che è una cosa stupida. Per spiegarvi meglio le cose, vi metterò sempre scritto in alto a destra, accanto al titolo dei vari capitoli, chi è lo scrittore e chi è che l'ha scritto in questo caso. Quindi, ottimo, adesso dobbiamo leggerli tutti, e nel frattempo cercherò di farvi più un resoconto della storia, perché questi diari qua ci danno un sacco di più contesto su quello che andrà a succedere nel gioco, e sono molto importanti. Giorno 7, significato, scritto da Xemnas. I nomi definiscono gli oggetti, ne descrivono il senso, danno loro un significato. Abbiamo avviato un programma di replica per assicurarci che il nostro nuovo potere rimanga nostro. Ora, adesso lo spiego, lo chiamiamo No-I, il nostro fantoccio, ha bisogno di un nome, di qualcosa che lo definisca, che dia un significato all'involucro vuoto. Cosa, appunto, il nome Shion... cosa va a rappresentare? Perché il suo nome originale, che non ha un cazzo di senso, non ha senso perché Shion non c'ha l'umano, l'umano dovrebbe avere un nome originale. In questo caso hanno deciso di dare un nome anche al ipotetico umano di Shion, ovvero No.I. Per cosa sta No.I? Per numero immaginario, ed è per questo che è il numero 14 dell'organizzazione, perché è un numero immaginario e quindi non esiste realmente. E l'anagramma è Shion, è una minchiata, lo so benissimo, però hanno voluto pure dare un nome originale a Shion. Non ha senso. Ma va bene, comunque Xemnas parla del programma replica del loro piano, in poche parole. Giorno 8, Roxas, scritto da Axel. Troviamo ogni giorno nuovi membri. Numero 13 era un ragazzo, Roxas.
Ora Shion è numero 14. La missione odierna doveva insegnare le basi a Roxas. Dal giorno in cui è arrivato qui gli ho sempre fatto da balia. Non è un cattivo ragazzo, ma ha la testa tra le nuvole. Combatte bene però, quindi non corro il rischio di annoiarmi. Questo è Axel, semplicemente parla normalmente di Roxas. Perché appunto Roxas nasce nel primo giorno, senza però ricordarsi niente di quel primo giorno, perché per i giorni successivi rimane uno zombie che non riesce neanche a parlare praticamente. E sappiamo che nel primo giorno Xemnas lo incontra subito e gli dà il suo nome Roxas e lo prende parte dell'organizzazione. Nel giorno 8 invece entra Shion nell'organizzazione e sappiamo tutta la storia di Shion adesso. Giorno 9, sulla strada giusta, scritto da Sykes. Shion è sotto osservazione. Roxas nel frattempo ha iniziato l'addestramento. È imperativo impedire a Shion di avere contatti con Roxas fino a quando non saremo certi che si comporterà come previsto. Dovremo attendere altri 10 giorni, se Vexen dice il vero. Per quanto riguarda l'eroe del Kibed, Marluxia lo terrà d'occhio. Vabbè, avvenimenti Chain of Memories, Vexen che ha creato Shion, Marluxia che gli avevano dato degli ordini e semplicemente ha detto io faccio quello che voglio e voleva conquistare l'organizzazione, quindi vabbè. Tra l'altro, anche il discorso di Sykes che voleva prendere il controllo dell'organizzazione non è mai andato da nessuna parte. Vuol dire che probabilmente aveva un piano, ma il fatto che Axel non cooperava con lui, il fatto che le cose non sono andate come voleva lui, non l'hanno portato da nessuna parte in fin dei conti. Giorno 14. Questo ragazzo, di nuovo scritto da Axel. Oggi un'altra missione con Roxas. È davvero una mia responsabilità? Almeno inizia a parlare come una persona normale. Forse significa che gli sta tornando la memoria. Chi sia davvero lui il nessuno dell'eroe del Keyblade? Non capisco. Axel che si chiede chi sia per bene Roxas. Gli hanno parlato appunto del fatto che Roxas è il nessuno dell'eroe del Keyblade, ovvero di Sora. Però per il resto non sapeva ancora niente di rispetto a Shion e tutti quei discorsi lì. Giorno 15. Come osano? Non ho neanche bisogno di leggere di chi sia, perché già dal titolo è palesemente Lark Sin. Come osano dirmi che non devo tenere d'occhio l'eroe del Keyblade? E poi mi mandano a insegnare le basi della magia a quel nessuno da 4 soldi? Avrei dovuto chiedergli di incendiare me! Devo tenere duro ancora per poco. Quando avrò finito qui e il mio piano entrerà in azione, non dovrò più fare da baia. Mai più. Vabbè, è l'Arxin che fa l'Arxin. Giorno 22, il castello dell'oblio. Axel di nuovo. Hanno accelerato il piano del castello dell'oblio. Il nostro piccolo eroe deve aver fatto una mossa. Il suo nessuno non si è ancora svegliato, ma negli ultimi giorni abbiamo preso molti gelati insieme. Appunto qua è Roxas che si era addormentato probabilmente perché era entrato dentro il castello dell'oblio Sora. Sora sta facendo dei casini probabilmente con i ricordi e Namine, quindi questo qua ha avuto un effetto su Roxas. La cosa logica è quella. Non è loquace, ma ora sa esprimersi. A volte sorprende anche me. Gli ho parlato un bel po' del castello dell'oblio, ma lui non sembrava capire. Beh, mi sembra comprensibile. Giorno 23, nota di ricerca 326. Vexen. Il progetto procede a gonfie vele. Numero immaginario, la copia migliore, è un successo maggiore del previsto. L'altro involucro, giudicato non idoneo alla numerazione, è stato portato al castello dell'oblio per essere sottoposto a ricerche. Una cosa però è chiara, questi due nessuno sono speciali. Si riferisce a Replica Riku, perché appunto ha creato Replica Riku, probabilmente utilizzando i ricordi di Riku, l'ha creato in qualche altra struttura perché dice che l'ha portato poi nel castello dell'oblio, e poi nel castello dell'oblio c'è stato tutto Chain of Memories, Replica Riku che vuole diventare una persona anche lui, con una propria identità, lui che assorbe praticamente Zexion, perché tra l'altro non è mai stato reso chiaro, però quando prende Zexion per il collo, li assorbe tutti i poteri, li assorbe tutta l'oscurità per poi combattere contro Riku, ma comunque perde. Ed è quello lì il momento in cui Zexion muore. Giorno 24. I piani alti. Zexion, questo qua invece. Marluxia è riuscita a condurre l'eroe del Kibbe dal castello. Ci sono molti piani in azione, ma i dettagli su ogni singolo progetto scarseggiano. Sospetto che alcuni progetti dell'organizzazione scaturiscano in realtà da interessi personali. Marluxia mi sembra particolarmente sospetto. È Zexion che è sospetto dei piani segreti di Marluxia. Giorno 25. Legami svuotati. Questo scritto da Lexias. Cercare di estorcere informazioni a Zexion sarebbe una perdita di tempo. Ma i dati sono troppo pochi. Che succede ai piani alti? Cosa dobbiamo fare qua giù? Si tengono strette le loro verità e noi subalterni stiamo tenuti all'oscuro di tutto. Zexion parla del legame tra tutti noi, ma com'è possibile che esista? Però rimane l'unico di cui posso fidarmi. Questo è interessante come diario perché sicuramente nell'organizzazione c'è qualche sistema di gerarchia. Xemnas ovviamente è al top, ma anche Zexion, Vexen, Xaldino, Sigbar sono anche loro al top del top, mentre Lexias no. Sappiamo che Lexias non lo è, per quanto Lexias originariamente fosse comunque un apprendista di Ansem il Saggio assieme a Zexion, Sigbar, Xaldin e Xehanort. Sono sicuro che Zexion sia molto in alto, lo sappiamo tutti. Vexen sicuramente è importante. Xaldi non si sa per bene, però da come vedremo anche più avanti sembra una persona importante perché sa molta roba. E anche Sigbar è strano che comunque chieda informazioni a Zexion, perché lui dovrebbe comunque essere alto a livello di organizzazione, però lui sa molti dei piani di Xemnas perché li ha scoperti in qualche modo, non perché gli sono stati detti, il che comunque è strano. Ed è strano anche il fatto che non si sa se Xemnas ha mai detto a Zexion o a Vexen i suoi veri piani. Sappiamo soltanto che c'è una gerarchia, molte persone sono confuse, è un'organizzazione poco organizzata. Giorno 26, le azioni di Axel. Di nuovo Zexion. È ormai chiaro che le azioni in apparenza inspiegabili di Axel siano risultato di alcuni ordini diretti da Sykes. Altrimenti perché eliminare Vexen? Voleva solo condurre delle ricerche. I successi dei suoi esperimenti non avrebbero giovato a noi tutti? Quali sono le vere intenzioni di Axel? Questi sono semplicemente i piani di Sykes di levarsi dai piedi tutti i membri alti dell'organizzazione che potevano
essere di intralcio. Vuol dire che anche Zexion sapeva che Sykes aveva dei piani strani. Giorno 27, il segugio dell'organizzazione. Marluxia. Axel ci sta ostacolando, ma non so se sia al corrente del nostro piano. Vex non c'entrava nulla. Perché eliminarlo se Axel aveva l'ordine di scovare traditori in seno all'organizzazione? Dobbiamo assolutamente scoprire il motivo di queste sue azioni. Teoricamente gli ha detto te di sconfiggere Vexen. Gli ha detto te e i traditori devono essere sconfitti. E l'hai mandato te. Questo non c'entra molto con questa storia. È sbagliata come cosa. Perché nella storia tecnicamente gli ha detto Marluxia di dimostrare la sua fedeltà, perché sperava anche che Axel entrasse a far parte del suo piano assieme a Larxene di ribaltare l'organizzazione. Quindi perché fai questa domanda qua? Sei un cretino. Eliminare i traditori. Axel. Ho scoperto gran parte degli obiettivi del programma replica, ma dov'è il resto? Non riesco a trovare alcuna traccia. Vexen si è ritrovato in mezzo. Peccato, ma era inevitabile. Non potevo rischiare che il programma cadesse nelle loro mani. I traditori hanno la priorità. I nostri nemici sono molto astuti. L'eroe del Killblade non è una minaccia. Questo qua è semplicemente Axel che leva Vexen perché rischiava di intralciarlo e di non levarsi di torno i veri traditori dell'organizzazione. Oh, giorno 50, una strana sensazione. Questo è scritto da Shion. Oggi Roxas si è svegliato. Credo che finora stesse solo sognando. Stare con lui mi sembra strano. Familiare come ascoltare le onde che si infrangono sulla spiaggia. Ma per quale motivo? Per questo è appunto Shion, che è un fantoccio creato dai ricordi di Sora relativi a Kairi. È per questo che ha pure l'aspetto di Kairi, ed è per questo che stare con Roxas, che effettivamente è praticamente il nessuno di Sora, gli sembra così familiare. Perché lei in parte è un... strano da dire così, però... non mi viene in mente altro con altre parole, una versione di Scout di Kairi. No, spiegazione di merda, però diciamolo in questo modo qua. E quindi stare con Roxas, che è il nessuno di Sora, ovviamente gli sembra molto familiare, sembra una cosa normale. Giorno 51, misura necessaria. Scritto da Sykes. Il programma replica procede bene, ma al castello dell'oblio qualcosa è andato storto. I simili dicono che non si è sopravvissuto nessuno di quelli che abbiamo inviato, ma le notizie sono frammentarie. Non possiedo dati sufficienti per analizzare al meglio la situazione. Dubito perderemo Axel, ma dobbiamo agire subito. Per prima cosa devo trovare l'oro del Keyblade. Vabbè, questo è semplicemente Sykes, è preoccupato dei suoi piani, di quello che stava pianificando. I simili dicono che non abbiamo notizie di nessun membro dell'organizzazione del Castello dell'Oblio. Dato significa che loro possono avere pure informazioni dai simili, ok? Questa cosa non si sapeva. Giorno 52, un'altra missione. Axel, ho perso di vista l'eroe. No, non solo lui. Tutti gli intrusi sono spariti. Sono l'unico rimasto nel castello. Tutti gli altri sono stati cancellati. Avevo l'ordine di eliminare i traditori. A questo punto nessuno avrebbe potuto fare un lavoro migliore. Ora qui resta solo una cosa su cui indagare. Leva dai piedi i traditori. Ha levato dai piedi ogni singola cosa in quel castello, quindi di sicuro ha levato dai piedi i traditori. Però appunto, rimane stata una cosa su cui indagare. La camera del risveglio che si trova dentro il castello dell'oblio. Come abbiamo visto, in poche parole, non è mai stata trovata. È nascosta dentro il castello dell'oblio, è ancora lì dentro e non sappiamo di cosa è successa quella camera del risveglio. Non sappiamo cosa c'è dentro, non sappiamo cosa serve, non sappiamo perché è importante per Xemnas, ma è lì. Non ci possiamo fare niente. È successa sta cosa. Giorno 71. Un altro po' di tempo. La fine del traditore. Scritto da Sigbar. Qualunque sia stata la sorte dei membri al castello dell'oblio, Sykes c'è dentro fino al collo. Quindi anche Axel. Tramite Sykes, Xemnas aveva ordinato ad Axel di eliminare i traditori. Questo era ormai certo. Pare non avesse specificato i bersagli, ma era al corrente del loro tradimento. Quindi sì, ovviamente l'ordine di levarsi dai piedi i traditori era sicuramente di Xemnas. Però Xemnas non aveva specificato chi fosse da eliminare. Quindi Sykes ha sicuramente approfittato della situazione per dire ad Axel: leva dei piedi tutti quelli che puoi. O almeno Axel sapeva al piano di Sykes e quindi l'ha fatto in automatico. Giorno 72. Umano. Axel. Quando si conosce bene una persona bastano semplici cenni o ammiccamenti per capirsi al volo. Si legge tra le righe. Sono contento di poter restare ambiguo riguardo a ciò che è accaduto al castello dell'oblio, ma l'eroe del Keyblade e Roxas dicono sempre quello che passa loro per la testa. Forse umano. O forse sono speciali. Ricollegandoci poi al fatto che Sykes sa il nome originale di Axel, che è Lee, possiamo capire a questo punto che quando parla di amicizia, quando parla delle persone che conosce da molto tempo, si riferisce a Sykes. Visto che Sykes ha il nome originale di Axel, sicuramente sono amici da quando loro erano umani, come cosa, ed è palese questo dettaglio qua. Giorno 73. E adesso? Scritto da Shion. Ho perso il controllo del Killblade, non saprei dire perché. Non so proprio cosa farci, anzi non so nulla. È successo all'improvviso, dopo il risveglio di Roxas. Se non posso più raccogliere i cuori, sono del tutto inutile. Cosa posso fare? Solo possiamo ricollegarlo al fatto che appunto essendo Roxas, Sora e Shion collegati, Roxas all'incirca si è svegliato quando Sora è andata a dormire, in poche parole. Quindi quando Roxas si è risvegliato, probabilmente il fatto che c'è questo collegamento tra tutti e lui che ha riguadagnato i suoi poteri si è risvegliato, ha pure elevato poteri a Shion e elevato poteri a Sora in qualche modo, ed è per questo che lei non può più utilizzare Keyblade. Questa è la cosa più logica, non è mai scritto per bene, non è mai specificato per bene, ma è la cosa che è più facile da ricollegare. Giorno 74, la faccia di Shion, scritto da Axel. Non ho mai capito perché Roxas fosse tanto legato a Shion. Non toglieva mai il cappuccio. So che si sono uniti a noi nello stesso periodo e che sono entrambi delle reclute, ma come ci si può affezionare a una persona senza volto? Beh, in realtà oggi l'ho visto. All'improvviso il numero 14 si è tolto il cappuccio. È una ragazza.
è identica a Namine. E questo è molto interessante. È identica a Namine, appunto. Sappiamo del fatto che Shion, quando viene visto da una persona o da un'altra, cambia la sua faccia. Da Roxas viene vista come una Kairi con i capelli neri. Diciamo una versione di Kairi leggermente diversa, perché avere una Kairi esattamente uguale per tutto il gioco sarebbe brutto. Però diciamo che è la persona a cui sei più collegato in quel momento. Lui in questo caso, essendo pure in contatto con Namine, ed avendo parlato con Namine durante Chain of Memories, probabilmente lui è collegato di più a Namine, e sapendo che Namine è indirettamente nel suono di Kairi, è per questo che ci rivede dentro Kairi, perché è la persona più vicina a sue esperienze personali, suoi ricordi relativi a Kairi, perché ovviamente Axel non l'ha mai incontrato Kairi, però visto che Shion è i ricordi personificati di Kairi provenienti da Sora, probabilmente l'aspetto che avrà quella persona lì, l'aspetto che tu vedi in Shion, è la persona più vicina che conosci e che a cui tieni di più, più vicina a tutto il collegamento che ti porta a Kairi. Quindi diciamo che nel caso di Roxas, lui ci vede Kairi semplicemente perché lui è collegato a Sora e Sora conosce Kairi. È molto diretta come cosa e quindi è facile per lui vederci Kairi. Ad esempio, Axel non ha alcun collegamento diretto a Kairi se non per Namine. Quindi lui ci vede Namine proprio perché lei è il nessuno di Kairi, tra virgolette, perché non è veramente, è contemporaneamente il nessuno di Sora e Kairi, quindi per questo ci vede la sua faccia su di lei. Non si vede durante la storia perché sarebbe stato troppo incasinato e forse semplicemente si può spiegare con il fatto che appunto comunque la faccia di Namine è molto simile a quella di Shion, quindi in poche parole lui ci vede Namine perché lui ci vede Namine, semplicemente per questo. Come Roxas ci vede Kairi, però Kairi con un aspetto leggermente diverso, Namine è l'aspetto di Kairi, quindi stessa cosa, è semplicemente una cosa che si morde la coda e che continua all'infinito. Giorno 75, devo fare qualcosa, scritto da Shion. Roxas mi accompagna nelle missioni, ora che non posso usare il Keyblade. Axel mi sta coprendo, per cui al momento dovrei essere tranquilla. Ma che cosa farò se non riuscirò a usare più il Keyblade? Non posso mentire per sempre. Questa è Shion che è confusa e non sa cosa fare per il fatto che ha perso il Keyblade. Giorno 94. Tutto procede velocemente. Scritto da Sykes. I cuori ottenuti da Roxas e Shion, i nostri due eroi del Keyblade, si sono uniti. E ora Kingdom Hearts cresce potente nel cielo notturno. Presto i nostri sforzi ci daranno i risultati sperati. Tutti i nostri piani procedono a meraviglia. Quasi fin troppo bene, a dire il vero. Anche se questo non è il momento di lasciarsi prendere dalla paranoia. Giorno 95. Il mio passato. Scritto da Shion. Né io né Roxas abbiamo alcun ricordo delle nostre vite umane. Io non ricordo neppure i miei primi giorni come nessuno. Lo stesso vale per Roxas, ma lui conserva qualche vago ricordo. Io ho persino scordato il giorno in cui ho conosciuto Roxas e Axel. Vuoto totale. Giorno 96. Amici. Scritto da Axel. Ora Shion può utilizzare di nuovo il Keyblade, ma non saprei spiegarne il motivo. Forse l'eroe del Keyblade c'entra qualcosa? Forse l'eroe del Keyblade c'entra qualcosa. Ultimamente mi sembra di parlare molto di più con Roxas e Shion piuttosto che con Sykes, il mio vecchio amico. E se questo è il significato dell'amicizia, questo è più che confermato. Appunto, Sykes è il suo vecchio amico, però lui si stava affezionando a Roxas e Shion, quindi sta pian piano sempre parlando di meno con lui. Giorno 97. Che barba! Demix, qui si lavora in continuazione, sono stufo marcio. Voglio andare in vacanza. Anche nessuno ha diritto a riposarsi, no? Voglio restare un po' da solo con il mio sitar. Vabbè, lui che vuole suonare il suo sitar e stare lì contento. E vabbè, Demix, fai il tuo, sei importante alla storia come lo è Kairi per Kingdom Hearts. Giorno 117. Lui e Roxas. Sigbar. Roxas sta migliorando molto rapidamente. Il suo volto e il modo in cui maneggia il Keyblade sono esattamente gli stessi. Tutti i mondi sembrano divisi e solitari, ma c'è un solido legame che li unisce. Noi nessuno siamo perseguitati dal nostro passato umano. Così è la vita. Questo è interessante, perché parla del fatto che lui sta migliorando molto rapidamente. Il suo volto e il modo in cui maneggia il Keyblade sono esattamente gli stessi, relativi a qualcun altro, perché lui è Roxas. Se vi ricordate, quando abbiamo visto quell'incontro in cui Shion colpisce Sigbar e se ne scappa via mentre Axel non fa niente, Sigbar parla del fatto che, con quella faccia lì, perché prendi quell'aspetto lì? Te mi guardavi sempre in quel modo. E aveva preso in quel momento l'aspetto di Roxas. Roxas però vestito in un modo diverso. Quindi è strana come cosa. In poche parole sta praticamente dicendo che c'è un terzo personaggio uguale a Roxas, ma che non è Roxas e che Sigbar conosce e che può rivedere praticamente in Shion. È molto strana come cosa, perché comunque nessuno riesce a vedere Roxas nella faccia di Shion. E da questa descrizione qua dice pure del fatto che pian piano più passa il tempo Roxas assomiglia sempre di più a questa persona qua. Non sappiamo a chi si potrebbe riferire ed è interessante, siccome te la tenere a mente come cosa. Giorno 118. Sei cambiato tu, non io. Questo è scritto da Axel. Parlare con Roxas e Shion mi ricorda sempre del mio passato umano, di quando ero ancora un bambino. È una strana sensazione. Non saprei dire perché non ho voglia di parlare con Sykes. Tutto ciò è stranamente nostalgico. Ma io non sono cambiato. Sei cambiato tu. È per questo che appunto lui non continua a parlare normalmente con Sykes. Per quanto avesse un piano, cerca, a un certo punto smette di seguirlo e praticamente abbandona la sua amicizia con Sykes, perché lui si sente comunque normale, si sente esattamente come era quando era umano, esattamente come quando era un bambino, mentre dice che Sykes è cambiato con il passare del tempo e è diventata una persona diversa. Può semplicemente sembrare una cosa del tipo, vabbè, sono amici che con il passare del tempo maturano e cambiano con il passare del tempo, ovviamente non tutti restano assieme per sempre, quindi le due strade delle persone si dividono, però
è da tenere a mente perché potrebbe essere anche qualcos'altro. Non è sicuro al 100%, ma sicuramente lo vedremo più avanti, quindi ne parleremo più avanti. Giorno 119, Cuori ed Emozioni, scritto da Xaldin. Quella bestia orrenda ha potuto solo accrescere il disgusto per gli umani e il loro incessante bisogno di essere legati dai sentimenti. Qua appunto si riferisce alla bestia del mondo, il castello della bestia. Noi siamo diventati nessuno proprio per sottrarci alle catene delle emozioni. Solo in seguito abbiamo capito la portata di questa perdita e che è impossibile fare certe cose senza un cuore. Però le emozioni sono comunque una spiacevole distrazione. Questo è importantissimo. Perché tutti gli apprendisti sono diventati nessuno e hanno creato l'organizzazione? Perché volevano levarsi le proprie emozioni, volevano sottrarsele perché rischiavano soltanto di interferire con i loro progetti. Ed è per questo che tutti i sei apprendisti sono diventati nessuno e tutti sono diventati parte dell'organizzazione. Quindi sappiamo perché sono diventati nessuno. Adesso ha senso. Anche se sicuramente Xemnas era più lungimirante rispetto a loro, perché ha detto: sì, va bene, voi diventate dei nessuno, io divento anche un Heartless senziente capace di controllare le mie emozioni, comunque con un cuore. Praticamente si è sdoppiato per lavorare il doppio nella metà del tempo, in poche parole, perché riesce a lavorare contemporaneamente a due piani, contemporaneamente, anzi tre, perché sappiamo che Xemnas sicuramente ne ha due. Quindi è molto interessante come cosa. Giorno 149. È lui l'impostore. Scritto da Shion. L'uomo che indossa la tunica dell'organizzazione. Maledizione. Troppo forte. Non posso batterlo se non divento più forte. E non sono un falso. Non lo sono. È lui. È lui il falso. Questo appunto è lo scontro tra Shion e Riku. A un certo punto della storia. Riku dice a lei che è un impostore. Dice che il suo keyblade è fasullo. Adesso sappiamo perché. Perché lei è un burattino. È una replica. E lui ha già interagito con delle repliche, sa esattamente come funzionano in passato. Quindi è per questo che la tratta in questo modo qua. Ed è per questo che viene anche considerato l'uomo che indossa la tunica dell'organizzazione, ovvero l'impostore. Giorno 150, occuparsi di Shion, scritto da Sykes. Come previsto, la coppia sta cominciando a mostrare i propri limiti. Il programma sta procedendo bene, ma un fantoccio è pur sempre un fantoccio. Qualcosa con cui giocare finché non si rompe. Non capisco cosa ci vedono Roxas e Axel in lei. Ora devo pensare al modo migliore per liberarmi di lei. Questo è Sykes, che semplicemente il programma replica non stava funzionando. Lei stava appunto, ha perso contro Riku, non era abbastanza forte, quindi per i piani originali era meglio se si liberavano di Shion. Giorno 151. Questi sogni, scritto da Shion. Non ero pronta a rivedere Roxas. Non posso fare a meno di confrontarmi con lui. Usiamo entrambi il Keyblade, ma siamo così diversi. Anche lui sogna. A me ormai sembra di non fare altro. La scorsa notte ho sognato l'oceano. Stavo annegando. Questi sono appunto tutti i ricordi che entrano dentro Shion attraverso Sora, ed è per questo che ha tutti questi sogni costanti, perché sono in realtà dei ricordi rubati a Sora. Giorno 152. Come una persona reale, scritto da Axel. Roxas e Shion devono aver litigato per qualcosa. Conoscendoli però deve essere qualcosa di sciocco. È come se fossero umani quei due. Questo mi turba molto. Mi chiedo se Roxas abbia capito quella cosa sulle corde sbagliate. Ho l'impressione che gli sia sfuggita la maggior parte del discorso. Quando appunto parlavano del fatto che Roxas aveva paura che avesse offeso Shion in qualche modo. Axel che diceva: ehi, con le donne devi stare attenta a quello che dici. E vabbè, quel discorso lì. Giorno 153. Sarà un successo. Scritto da Demix, il miglior membro dell'organizzazione. Ho una nuova hit. Faccia da X mi urla di sempre di tutto al lavoro. Ma cosa dovrei fare contro un mostro del genere? Voglio dire, fermati a pensare alla capacità delle persone quando suddividi il lavoro. Faccia di X si riferisce ovviamente a Sykes, perché c'è la mega X sulla faccia con le due cicatrici, quindi si riferisce a quello. Grazie Demix del tuo diario importantissimo, grazie di tutto. Il progetto numero immaginario, scritto da Sykes. Shion ha fallito la missione. In questo passo ci toccherà distruggerla e usare la prossima copia per ottenere un risultato senza dubbio più soddisfacente. Numero immaginario era nella quota iniziale e ciò solleva grandi dubbi sulle sue capacità. L'attuale situazione potrebbe essere considerata un semplice guasto. Non capisco perché Xemnas la voglia tenere. Giorno 172. Il significato dietro le parole, scritto da Axel. Le parole di Sykes devono significare qualcosa. Perché Shion non può essere un membro come noi? Ci ha detto di tenerla d'occhio, ma per quale motivo? Perché somiglia a Namine? Loro due devono essere in qualche modo legate. Shion è il nessuno di chi? E Sykes cosa ci starà mai nascondendo? Appunto, lui continua a vederla come Namine, praticamente una somiglianza, uno specchio di Namine, e si chiede appunto di chi è il nessuno Shion, non sapendo ancora del fatto che lei è un burattino. Quindi nel giorno 172 Axel non ha idea di chi sia Shion, non ha idea di come funzioni questa storia. Giorno 173. Il rischio. Scritto da Luxord. Invidio molto i giovani. Forse diventare nessuno d'adulti è una cosa completamente diversa. In noi la necessità di giustificare le nostre azioni cresce sempre di più, mentre i giovani non hanno preoccupazioni e possono puntare tutto su una singola azione. Loro non vedono la vita come una grande scommessa. È Luxord che gioca al carte, gioca con i dadi, quindi scommette, rischio, bla bla bla. Giorno 174. Una semplice copia, scritta da Sykes. Shion continua a dormire. Tutte le analisi effettuate non segnalano alcun cambiamento. La replica sembra funzionare, ma una copia è pur sempre una copia. Il mio ultimo rapporto a Xemnas non mi ha fornito risposte. Lui ha solo ascoltato, sorridendo. Non riesco a decifrare i suoi propositi. Giorno 193. Sogni o ricordi, scritto da Shion. Mi sono risvegliato solo per svenire di nuovo? Perché? Sono forse un fallimento? Non ho mai smesso di sognare mentre dormivo. Era qualcosa di nostalgico. Ma perché non ricordo nulla? Potrebbe essere un ricordo chiave della mia vita umana. Ricordo solo il rumore delle onde, delicato e distante. Shion, che si è appena risvegliata, continua ad avere questi problemi qua di ricordi. Giorno 194, la copia, scritta da Axel. Non avrei mai pensato di risentire la parola copia.
Basta un briciolo di intelligenza per capire che la copia di Rico non era unica, ma solo il solo membro dell'organizzazione che conosceva la sua eccezionale capacità di copia e sapeva che alla fine ha dato origine a un'identità. Il fatto che solo io lo sapessi e ciò nonostante non abbia capito la verità su Shion dimostra quanto lei sia straordinaria come copia. Ma ancora non capisco chi sia l'originale, che sia la copia di Namine, di Kairi o di qualcun altro. Perché l'organizzazione l'ha messa tra le sue fila? E perché una copia così perfetta perde conoscenza e a volte anche il controllo del Keyblade? Lui sapeva del fatto che nel Castello dell'Oblio c'era la replica di Riku. Lui sapeva del fatto che la replica di Riku aveva avuto una sua identità e si era sviluppato per diventare una sua persona originale. Però sapendo anche questa cosa qua, ed essendo l'unico in realtà a saperla come cosa, perché non l'ha mai detto a nessuno, non si è mai reso conto che Shion potesse anche essere lontanamente una copia di qualcuno. Che è molto interessante. Questo vi fa capire quanto è importante Shion come copia e quanto è particolare. Giorno 224. Shion, scritto da Axel. Anche se Shion è una copia, una specie di fantoccio, per me è sempre Shion. Ma ora come posso interagire con lei? La copia di Riku era solo uno strumento, ma io non posso usare Shion. No, non avrei dovuto sfruttare la copia di Riku. Perché un fantoccio artificiale vale meno di un nessuno, che non doveva neanche esistere? Sono entrambi ambigui, quasi indecifrabili, e lei è mia amica. I legami che formiamo non possono essere annullati, neanche se scompariamo entrambi. Spero di riuscire ad andare al mare con lei, come le ho promesso. Restando un po' insieme e ridendoci su, sono sicuro che tutti i miei dubbi svaniranno in un attimo. Giorno 225, segreti sul mio conto, scritto da Shion. Mi sento il corpo pesante, mi gira la testa. Di notte sogno di continuo e non riesco a riposare. Axel sa qualcosa, nasconde un segreto. Deve trattarsi del castello dell'oblio, il luogo in cui sono nata. Quindi a questo punto lei si ricorda anche di dove è nata. Ricordate che all'inizio non si ricordava neanche del suo incontro con Axel e Roxas. In questo caso stai guadagnando qualche ricordo. Giorno 255, fasi finali, scritto da Xemnas. E ricordo anche che il giorno 255 è il primo giorno in cui abbiamo visto la scena di all'inizio di questo gioco qua. È una casualità che succedano queste due cose importanti allo stesso momento, perché non ci sono molti diari di Xemnas qua in mezzo. L'aspetto di Shion dovrebbe variare in base al rapporto che l'osservatore ha con lei. Sykes la vede come un semplice fantoccio. Il programma è quasi concluso. Tramite Roxas, Shion sta creando una copia dell'eroe del Keyblade. Infatti, talvolta appare proprio con questa forma davanti ai miei occhi. Quindi, interessante, Sykes la vede esattamente come un fantoccio. Per questo lui si comporta in quel modo con lei, perché la vede come un fantoccio, e un fantoccio non riesce a comportarsi in un modo come se stesse parlando come una persona normale. Xemnas invece è più collegato a Sora in qualche modo, e ogni tanto appunto rivede Sora nella sua faccia, quindi anche Xemnas vedeva qualcosa in lei. Giorno 256. Chi è veramente? Scritto da Sigbar. La sparizione di Shion è interessante. Se sta davvero sfuggendo al nostro controllo, significa che si sta avvicinando all'essenza dell'eroe. Pare che Sykes non riesca ancora a vederla per davvero. Chissà come appare agli altri. Io la vedo come l'eroe, anche se credo che Xemnas veda qualcosa di completamente diverso in lei. L'eroe? Giorno 257. Azzardo. Luxord, vero? Luxord. C'è tensione nell'aria, la sento. Se punti forti in momenti come questi rischi di perdere la grande. Tuttavia, è puntando contro ogni previsione che si ottengono le vincite maggiori. Sono curioso di sapere come si evolverà questa partita. Grazie Luxord. Giorno 276. Dietro la verità. Scritto da Axel. Shion è scomparsa. Roxas non sa ancora nulla, ma Shion l'ha scoperto. Ecco perché devo trovarla. Appunto, questo è il momento della storia in cui Shion ritorna nel castello dell'Oblio, trova i file relativi alla sua nascita, trova i file relativi alla sua storia, probabilmente incontra anche Riku, a quel che discorso con Riku, quindi è per questo che scopre la verità e sa cosa sta succedendo. Noi non abbiamo un cuore, quindi diamo per vero qualsiasi fatto che ci venga proposto. Ma dietro questa verità c'è qualcosa di molto più importante. Sykes riderebbe dietro una persona senza cuore che parla di amicizia, ma non importa. Nel ruolo di nessuno dell'eroe del Keyblade e della coppia dello stesso nessuno, quei due sono speciali. Sono unici nel vero senso della parola, ma questo non cambia il fatto che siano amici. Niente e nessuno ci riuscirà mai. L'hai memorizzato Shion? Getting memorized. Giorno 277. I veri obiettivi, scritto da Sykes. Axel e Roxas hanno in mente qualcosa, ma nessun piano potrà cambiare il fatto che l'organizzazione ha deciso di disfarsi di Shion. Le nostre strade si sono divise, separate, e ora avanziamo verso la prossima fase. I progetti Numero Immaginario e Replica hanno solo tracciato la strada. I nostri veri obiettivi sono ben altri. Giorno 296. Verità nascoste, scritto da Sigbar. Nessuno di noi è al corrente di tutto ciò che sta succedendo al castello dell'oblio. Neanche Xemnas conosce certe stanze. Tanti non sanno nemmeno che Shion è nata laggiù. La verità riguardo a quel posto verrà mai a galla. Sigbar, che sa molte cose, è comunque interessato ai piani di Xemnas e sicuramente non sa alcune cose che vuole fare Xemnas, quindi è comunque interessato a Shion e i piani di Xemnas riguardo alla situazione e quello che è successo al castello dell'oblio, perché sicuramente è interessato alla camera del risveglio e al castello dell'oblio Sigbar. Giorno 297. Contatto con Riku, scritto da Axel. L'uomo che viene considerato l'impostore, il finto membro dell'organizzazione, è Riku. Roxas potrebbe ricordarselo scavando a fondo nei suoi ricordi, ma è ancora troppo presto per rivelarlo a tutti. Prima devo scoprire perché Shion era con lui. Se si è schierata con l'eroe rischia di essere cancellata. Che stai cercando di fare, Shion? Questa è appunto la prima volta che rincontra Riku, perché comunque sappiamo che Axel ha incontrato Riku. L'ha incontrato? Vabbè, sicuramente ha avuto dei contatti indiretti con Riku. Sicuramente che è nel castello dell'oblio durante gli avvenimenti di Chain of Memories, quindi lo conosce sicuramente come personaggio. Però è molto preoccupato di quello che sta facendo Shion. Ha paura che stia scoprendo tutta la verità e che stia per fare qualcosa di sbagliato, perché lui comunque vorrebbe rimanere con Roxas e Shion a continuare a mangiare gelati e
svolge il suo lavoro in modo senza pensarci a niente, rimanere semplicemente amici, però sa che non è una cosa che non sta andando avanti in quel modo, quindi è molto preoccupato. Giorno 297, cambio di piani, scritto da Sykes. Axel non ha riferito che l'impostore e Shion stanno collaborando. Questo ce l'ha detto Roxas. Quel ragazzo è molto più manipolabile di Axel, ma quest'ultimo ha catturato Shion e l'ha riportata da noi. È impossibile capire le sue motivazioni. Possiamo cambiare i nostri piani se necessario, ma ciò ne rallenterebbe la realizzazione. Questo è semplicemente Sykes che si è capito adesso che sta sfruttando praticamente Axel per i suoi scopi. È comunque arrabbiato con Axel perché non è facilmente manipolabile, però comunque ha scoperto la storia di Riku e Shion perché Roxas è molto più fregabile e gliel'ha detto. Giorno 299, il prezzo di una bugia, scritto da Axel. Roxas non si fida di me dopo l'incidente con Shion, ma non posso ancora dirgli la verità. Del resto è molto facile mentire quando sei un nessuno. Non hai rimorsi. Ma allora perché mi sento comunque a disagio? Possibile che la presenza di Roxas mi abbia conferito questa strana sensazione di umanità? Appunto, i nessuno possono provare le sensazioni? Sì o no? Sykes sicuramente non le prova. Axel, Roxas e Shion sicuramente le provano. Anche Replica Riku le stava provando a un certo punto della storia. Sicuramente non prova niente, quelli che invece provano qualcosa ma dicono non ha senso, sono nessuno, dovrei provare niente. È strana una situazione, è un casino bestiale. È semplicemente come aveva detto Anselm il saggio del fatto che fanno finta di avere emozioni? Sembra strano, non mi sembra. Troppo conveniente, no? Giorno 300, noi e il tramonto, scritto da Shion. Oggi abbiamo osservato il tramonto, noi tre, insieme. Credevo che non sarebbe mai più successo. È proprio come in quel sogno che ho fatto, quello in cui ero sulla spiaggia con Roxas e Axel, a guardare il sole tramontare sul mare. Io voglio stare con loro, ma come posso fare? C'è una soluzione? Poi lei che appunto sta scoprendo del fatto che dovrà prima o poi tornare a far parte di Sora, sa che la sua esistenza non durerà ancora molto a lungo, ed è molto preoccupata del fatto che lei vorrebbe rimanere con Axel e con Roxas, ma non può. Fisicamente non può. Giorno 301, Shion o Roxas, scritto da Axel. Shion si è dedicata completamente alle missioni, anima e corpo. Non capisco perché. A proposito, non so ancora cosa dire a Roxas. Anche senza gli ordini di Sykes, farei di tutto per impedire la cancellazione di Roxas, per non parlare di quella di Shion. Axel sa che sta succedendo qualcosa, sa che l'organizzazione sta pianificando di sbarazzarsi di Shion o Roxas, perché l'organizzazione appunto ha bisogno soltanto di un eroe del Keyblade da sfruttare, ed avere il 100% controllo su Roxas o Shion gli permetterebbe anche di avere la certezza che Sora non si risveglierebbe mai e Sora non sicuramente non andrebbe a causargli problemi, cosa che in realtà sappiamo che è successa. Quindi per questo Axel è preoccupato. Giorno 321, il mio posto, scritto da Shion. Axel mi ha sempre aiutata, quindi presumo lo farà anche in futuro. Ma da quando sa di me? Forse da prima che ci incontrassimo al castello dell'oblio. Mi ha detto di pensare a me stessa. Ero così felice. Ma ora divento sempre più forte, al contrario di Roxas. Non dovrei più esistere. Dicono che nessuno non dovrebbero mai esistere, ma io sono il vero affronto. Prima di andarmene però voglio aiutare Axel e Roxas. Devo fare qualcosa per loro. Credo che il ragazzo che ho visto oggi sia lo stesso Sora che ricordo. Quindi sì, questo è Shion che dice nessuno dovrebbero non esistere, però io sono ancora peggio rispetto a nessuno. Sono una copia di ricordi in forma di nessuno. Sono io il vero affronto all'esistenza. E appunto ripensa al fatto di quando lei aveva incontrato Axel al castello dell'oblio. Si chiede quando lui avesse scoperto di lei. Perché lei a questo punto sa che è un burattino. Lo sa da un bel po' di tempo, lo sa da quando ha incontrato Riku in ogni caso. E non sa da quando in realtà Axel lo sa di lei. E se lo domanda in poche parole. Giorno 322, il piano, scritto da Xemnas. A noi serve solo un vero eroe del Keyblade. I dettagli non contano. Il fantoccio si è sviluppato a tal punto che l'eroe del Keyblade sarebbe perfino superfluo. Forse non dovremo mai risvegliare Sora. Non può essere controllato. Si rivolterà contro di noi. Dobbiamo procedere con questa consapevolezza. I piani definitivi del tipo. Non abbiamo neanche bisogno di sfruttare Sora. Shio sta diventando abbastanza potente per praticamente prendere il suo posto al 100%. E qua siamo molto più vicini alla fine. Giorno 352. Cosa devo fare? Scritto da Shion. Riku mi ha concesso questo tempo. Axel mi ha detto di impegnarlo per pensare a me stessa. L'organizzazione vuole cancellare me o Roxas. Non ci lasceranno mai vivere entrambi. Io voglio bene a Roxas e Axel, ma Sykes non capirebbe. Anche se i miei ricordi sono artificiali, so che la nostra amicizia è vera. Quanto vorrei che noi tre potessimo stare insieme, per sempre. Ma devo porre fine a tutto questo. Non dimenticherò mai il tramonto di oggi. A Roxas e Axel potrebbe succedere, ma a me no, mai. Ha anche scoperto della storia che se lei scompare, gli altri si dimenticherebbero di lei completamente, quindi sia Roxas che Axel in Kingdom Hearts 2 effettivamente non si ricordano niente di Shion. Ed anche per questo nella scena finale Roxas non si riferisce mai a Shion con il suo nome, ma soltanto con lei, perché non si ricorda il suo vero nome. Ed anche perché Riku dice è sempre così difficile ricordarsi il suo nome, più passa il tempo più è difficile ricordarsela come persona. Me l'aspettavo. Giorno 353, un futuro che non esiste, di Axel. Non potevo dire a Shion che si sbagliava e non sono riuscito a finirla, ma se non lo faccio dovrò per forza cancellare Roxas. Non esiste un futuro in cui noi tre siamo seduti tranquilli a mangiare un gelato. So che Roxas non capirà, ma è come se non volessi ammetterlo nemmeno io. Questo è appunto il dubbio di Axel, che è stato ordinato ad andare a prendere Shion. Dice so che non potrò rimanere con tutti e due. Qualsiasi cosa che andrò a fare sicuramente è sbagliata. Non potrò mai giustificare quello che andrò a fare, quindi è un casino. Giorno 854, il luogo a cui appartengo, di Shion. Volevo vedere Roxas un'ultima volta, ma non ci sono riuscita. Cosa potevo dirgli? Io sono mai esistita per davvero, e in ogni caso spero che quei momenti passati a osservare il tramonto fossero reali. So che Namine mi dirà come tornare nel luogo a cui appartengo.
dovrei andare subito da lei. Qui appunto Shion che stava per andare da Namine, e Namine che appunto gli dice del fatto che doveva tornare a far parte assieme a Roxas di Sora, del fatto che se lei scompariva tutti si sarebbero dimenticati di lei. Quel discorso. Giorno 855, mente di Sigba. I piani di Xemnas sono andati avanti a grandi passi da quando abbiamo perso metà dei nostri membri al castello dell'oblio. I risultati si vedono, ma ne valeva la pena? Se Kingdom Hearts possiede una volontà propria, di sicuro sta respingendo Xemnas. Anzi, Xehanort. Oggi Roxas ha lasciato l'organizzazione. Quindi dice che praticamente Kingdom Hearts ha una volontà propria e che respinge Xemnas. Anzi, Xehanort, perché appunto lui ha scoperto dell'identità di Xemnas, sa che appunto lui è Xehanort. Non so perché non dovrebbe ricordarselo, perché sappiamo che comunque i membri dell'organizzazione ci hanno un ricordo del passato e si ricorda della loro vita precedente. Quindi tecnicamente lui dovrebbe essere un altro apprendista assieme a Xehanort e gli altri. Quindi perché non si dovrebbe ricordarsi il nome Xehanort? Perché appunto nel filmato di Kingdom Hearts 2 sembrava che Sigbar non conoscesse il nome di Xehanort e l'avesse scoperto a caso, quando tecnicamente lo dovrebbe conoscere, che non ha molto senso. Comunque è interessante anche il fatto che dice Kingdom Hearts ha una propria volontà, di sicuro sta respingendo Xemnas. Non sappiamo cosa significa, non posso dirvi niente, non lo so neanche io. Appunto, quando si parla di Kingdom Hearts è tutto molto confuso. Giorno 856, avvenimenti imprevisti. Sykes. I nostri piani non avevano mai preso in considerazione la dipartita di sia di Roxas che di Shion. Come è potuto accadere? Come ha fatto Roxas ad avere la meglio su di me? E qual era il tuo vero obiettivo lì? Siamo entrati nell'organizzazione insieme, prima di ideare il nostro piano. Ora non è altro che una fantasia. È cambiato tutto, anche noi due. Sykes, che aveva il suo piano che aveva deciso con Axel, ma con tutti gli avvenimenti che sono successi ha detto di... ha deciso di abbandonarlo a questo punto? È un peccato, non sappiamo che cos'era il suo piano, non sappiamo qual era l'obiettivo finale, non ci viene neanche detto. Sappiamo che lui e lì, Axel, avevano questo piano qua, ma non è andato da nessuna parte perché le cose sono cambiate. Giorno 357, al mio migliore amico, Axel. Roxas se n'è andato. È proprio da lui lasciarsi dietro il bastoncino del gelato, hai vinto. Domani riceverò sicuramente l'ordine di eliminarlo. Ma quel bastoncino fa sembrare tutto così definitivo. Vorrei tanto che noi tre? No, vorrei che noi due potessimo prendere ancora un gelato insieme in futuro. Questo significa essere amici. Appunto, nel giorno 356, Shion torna a essere parte di Roxas e già dal giorno successivo lui ha comunque qualche ricordo di lei, perché dice noi tre e poi si corregge perché dice non ci siamo in tre, siamo in due. Poi comunque questa sensazione d'amicizia, questa sensazione qua di conoscere comunque un'altra persona, ma a questo punto non ha idea dell'esistenza di Shion e se l'è completamente dimenticata. Giorno 358, obiettivi, scritto da Xemnas. Con un po' di fortuna riusciremo a riportare Roxas tra di noi. Comunque dovrò continuare a sbloccare i cuori, anche se Sora si risvegliasse come l'eroe del Keyblade. Se si rivolterà contro di noi dovremmo sottometterlo e sfruttare di nuovo i suoi poteri. Io devo unirmi a Kingdom Hearts e diventare un'entità superiore. E questa è la mia massima ambizione. Quindi Xemnas non voleva Kingdom Hearts per riavere il suo cuore, per tornare e per rendere tutti felici quelli dell'organizzazione. Voleva unirsi a Kingdom Hearts e diventare un'entità superiore. Che è strana comunque come descrizione. E spiega anche il fatto che dice, vabbè, tutto è andato fuori dai piani, non importa. Dobbiamo comunque sfruttare Sora e permettermi a me di creare Kingdom Hearts e diventare questa entità superiore. E questo è l'ultimo diario che abbiamo a disposizione. L'ultima due cose da dire per fare il resoconto del gioco, appunto, che è spiegato perché Roxas, dopo aver abbandonato l'organizzazione, torna però nel mondo che non esiste a fare il combattimento con Riku finale. Perché il combattimento con Riku finale, dove Riku appunto pure lo testa, capisce che lui si sta collegando a Sora e sta diventando, e appunto Shion è tornata a essere parte di lui, si sa che appunto Roxas è tornato lì per distruggere Kingdom Hearts, perché Shion gli dice non puoi permettere a Xemnas di andare avanti col suo piano, devi distruggere Kingdom Hearts, devi intralciare i suoi piani. Che è molto interessante come cosa, vuol dire che Shion sicuramente sapeva molti degli avvenimenti, sapeva molte cose che voleva fare Xemnas e tutta quella storia lì. Tra l'altro, non so se viene mai detto, fatemi controllare un secondo perché non voglio sbagliarmi, una cosa molto interessante, molto importante, quando Shion si cristallizza e scompare in quel modo lì, non è che scompare e torna a far parte di Sora, è una cosa facilmente da sbagliare perché in realtà non c'è molto che te lo fa capire, però per un piccolo dettaglio successivo sappiamo del perché in realtà Shion non torna a essere parte di Sora, ma torna a essere parte di Roxas. Tutti i ricordi che formavano Shion, tutto quello che era Shion, va dentro Roxas. Ed è per questo anche che Roxas durante Kingdom Hearts 2 vede appunto gli stessi ricordi che vedeva Shion durante questo gioco qua. E perché abbiamo la certezza di questa cosa qua? Non solo per i ricordi che abbiamo appunto in Kingdom Hearts 2 e tutta quella parte lì, ma anche per il fatto che Roxas e Shion entrambi utilizzano un Keyblade per l'intera durata del gioco. Quando Shion scompare ed entra a essere parte di Roxas, Roxas a quel punto può utilizzare due Keyblade. Ed anche questo è un motivo perché appunto Sora, quando Roxas torna a essere parte di lui, essendo comunque Roxas e Shion identità proprie ed esseri che in fin dei conti non sono veri e propri nessuno, perché comunque hanno una vera e propria identità e sono sviluppati praticamente delle emozioni a questo punto, possiamo dire. È per questo che anche Sora, per quanto non essere una persona completa, è in grado di utilizzare due Keyblade. Perché comunque dentro al potere anche di Roxas e Shion dentro di lui, ed è per questo che può utilizzare due Keyblade contemporaneamente. Che è molto carina come cosa, in realtà non viene mai detto per bene. Tecnicamente quindi a questo punto, Sora se volesse potrebbe utilizzare tre Keyblade, tipo Zoro con uno in una mano, uno in un'altra e uno tra i denti. Tecnicamente sì, lo fa,
No, purtroppo Sora non utilizza mai tre Keyblade. Mi dispiace tantissimo. E credo che questo sia tutto quello importante da dire di 358. Credo che abbiamo finito qua. Appunto, 358 over 2 days, perché 358 giorni vissuti attraverso due persone, ovvero Roxas e Shion. Per poi continuare per gli ultimi 7 giorni durante l'inizio di Kingdom Hearts 2. Ok. Oppure con il portafortuna, perché appunto è uno dei Keyblade che tiene Roxas in mano. Dopo un bel po' di registrazione, perché ho registrato tutti questi video uno dopo l'altro e non mi sono mai fermato e sto registrando da più di 4 ore. Concludiamo qua questo episodio qua, perché è durato più tempo del dovuto. Prossimo gioco che giocheremo è appunto Coded. La serie di Coded verrà esattamente impostata come questa qua, quindi presto passeremo a quello lì. Ci metteremo poco a giocarlo, perché comunque sono una serie di cutscene come questo e ci sarà anche meno roba importante da leggere, perché non c'è molto in Coded. Coded è considerato il gioco meno importante della serie, ma non lo è più, quindi dovremo giocarlo per forza. Ma quindi, per Kingdom Hearts 4, 358, over 2 days, è tutto. Spero che abbiate apprezzato, spero di rivedervi nella prossima serie. Ciao a tutti. Scusate se me ne sono dimenticato, ma capite che dopo 4 ore e mezza di registrazione è possibile che manchi un piccolo dettaglio, ma visto che è una cosa importante, l'ho detto alla fine di ogni serie, mi sentivo in dovere di ripeterlo anche oggi. Ed è il fatto che Topolino, alla fine di Kingdom Hearts 1, aveva pantaloncini rossi.